giugno del 2019 sono stata vittima di violenza da parte del mio ex fidanzato. È stato un po' il punto finale di una relazione durata 4 anni e mezzo, sicuramente con una persona già molto gelosa di base. Negli anni questa gelosia, questo controllo sono comunque aumentati sempre di più. Mi ha portato anche ad allontanarmi da quelle che erano le mie amicizie storiche, era andata anche a influire su quello che era il mio contesto familiare, proprio per cercare di isolarmi e di avere il controllo totale su di me. Le discussioni che c'erano sempre state, ma erano comunque rimaste su un piano verbale, anche se molto acceso, sono passate poi su un piano fisico. Lo spintone, lo strattone, lo schiaffo, e a seguito di una discussione nata per delle cavolate, è esploso iniziando ad accusarmi di fregarmene di quelli che erano i suoi interessi, di essere una persona completamente egoista che pensava solo al proprio. E ovviamente io ho ribattuto perché non era assolutamente vero. A quel punto, lui all'improvviso mi ha messo le mani al collo, io ho perso i sensi e mi sono risvegliata diverso tempo dopo, non so neanche dire quanto, sdraiata sul letto. Con questa sensazione sia del viso che del collo comunque gonfi, doloranti. Aveva comunque continuato a picchiarmi nonostante io fossi incosciente perché il dolore era comunque tantissimo. Da lì sono iniziati 4 giorni, praticamente di botte continue, dove venivo accusata per qualsiasi cosa, non potevo permettermi di parlare. Non potevo mangiare, ovviamente se io ribattevo mi picchiava, fino a che dopo 4 giorni che ero lì a casa, lui si era fissato che dovevo assolutamente confessargli di averlo tradito, comunque dirgli che aveva ragione in tutte le accuse che mi faceva, perché altrimenti mi avrebbe ammazzata. E ad un certo punto mi ha completamente spogliata nuda. Mi ha infilata nella vasca da bagno che era piena con l'acqua fredda. Lì ha provato ad annegarmi, continuando a parlare, continuando a rinfacciarmi qualsiasi cosa. E siccome io reagivo, continuava con pugni, calci alla testa, prevalentemente alla testa perché era l'unica parte che insomma era fuori dalla vasca, finché non si è stancato e mi ha detto di andarmi a vestire. Poi avrei dovuto raggiungerlo in sala e finalmente dirgli quello che si voleva sentir dire, se no, cioè, l'avrebbe fatta finita. E a quel punto è stato l'unico momento dopo 4 giorni in cui mi ha lasciata da sola per qualche istante, e tant'è che c'era la portafinestra della camera. Io l'ho aperta cercando di fare il minor rumore possibile e ho scavalcato il balcone. Da lì sono riuscita, eravamo al secondo piano, sono riuscita ad arrivare al balcone al primo piano, poi io l'ho sentito uscire sul balcone, ho provato a guardare fuori. Quando è rientrato in casa io avevo il panico di andare via da quel posto, tant'è che ho riscavalcato anche quel balcone, sono finita giù nel cortile interno del palazzo. E mi sono messa a gridare, a chiedere aiuto. Fortunatamente un'inquilina del palazzo ha aperto la porta e mi sono fiondata fuori in strada. Lì di fianco al portone c'è un negozio tuttora. Mi sono lanciata dentro anche perché era pieno di gente. Loro hanno capito subito, insomma, cosa fosse successo, anche perché conoscevano lui, la famiglia. E sono stati gentilissimi perché hanno chiamato immediatamente l'ambulanza, la polizia, e anzi hanno messo anche qualcuno fuori che controllasse che dal palazzo non uscisse nessun altro, perché io in quel momento avevo ancora il terrore che lui potesse venire fuori e che comunque venisse a cercarmi. In realtà lui ha fatto esattamente l'opposto perché si era chiuso in casa. Da lì io sono por stata portata al policlinico di Milano.
dove già in pronto soccorso è intervenuto il centro antiviolenza dell'istituto Mangiagalli, e da lì poi è iniziato tutto il percorso di risanamento un po' generale, sia a livello fisico che psicologico, perché chiaramente sono stata seguita dalla psicologa del centro antiviolenza per 2 anni buoni.